ragazzi, prima di finire questo video dovrete fare tre difficilissime frasi, tra cui la quarta è un optional, però voi fatelo lo stesso così io sono a posto. Prima frase, lasciare un like che per voi è gratis, per me invece conta, perché voglio vedere se vi piace questo video o se devo cambiare. Seconda fase, iscrivervi al canale, attivare la campanellina che è la terza. E quarta fase, se volete lasciate un commento, ciancio alle bande, bande alle ciance, come dice il vecchio saggio non so chi. Iniziamo questo video. Hello my friends, benvenuti, sono Mariana, ci siamo qui, come avete letto dal titolo, su Clash Royale ad aprire 6 baули, tra cui vabbè sono 4 dorati, però vabbè mi servivano, quindi sembra un riquadro molto dorato, quindi mi piace. No, ho sbagliato, non sono 6 bauli ma sono 7, perché c'è uno, quello lì come vedete in basso a destra, quello del clan, che da un po' che non apro perché aspettavo di fare questo video, qui intanto nello shop non c'è niente, ma come avete detto anche dal titolo, oltre a baule andremo a potenziare un intero mazzo. Guardate, ho l'ex strega, i mascalzoni, i scheletrini, spiriteli di fuoco, il drago elettrico, il cavaliere a livello 11 insieme agli scheletrini, quindi sono le prime due comuni che porta a livello 11, la palla di neve gigante e la mongolfiera. Quindi iniziamo subito, io direi prima che nel mazzo uso gli scheletrini e il cavaliere, che sono le due carte, le prime due carte che andranno a potenziarsi a livello 11. Però prima io direi, prima facciamo una battaglia per vedere cosa succede, poi apriamo i baule perché mi serve l'oro, perché senza l'oro non posso potenziare le carte, perché mi sembra che ci vogliano circa 70.000 di oro. Poi scrivetemi qui sotto nei commenti quanto ho speso. Però iniziamo con una battaglia normale, spero di vincerla. E poi ovviamente se potenziamo le carte ce n'è uno più forte e perdo, non è colpa delle carte ma colpa dell'altro. Ok, livello 9, arena 10, una volta ero in arena 11, credetemi. Però, sentite, capita di ritornare indietro. Lui ci pusha così subito. Allora, cos'è? Io vado subito, subito, immediatamente. Oh mamma. Vai, gela. Sì, sì che gela, sì che gela, sì che gela. Qui li facciamo. Niente, li facciamo. Non l'ho preso. Che forte, dai. No, ma non ci credo. Dai, vabbè, allora lì la lascio perché tanto non ci fa niente. Anzi, metto la tronco così almeno difendiamo con il cavaliere e il moschettiere. Vediamo cosa che fa. E intanto mi sono visto prima che sono senza clan, quindi dovremmo pure cercare un clan. Wow. Ok, abbiamo difeso. Siamo in vantaggio di 1000 praticamente. E allora io direi no, perché non mi tocca. Non tocca. No, non tocca, cavolo. Ok. Con calma. Ci vuole i suoi tempi. Allora, se io mi metto quello che io metto dall'altro immediatamente, ma proprio con... Eccola, quella che non volevo. Sbang! Allora, io di qua ci metto il moschettiere, il cannone dopo. Cannone adesso. Intanto di là ci metto la sfera infuocata. 3-3-2. Qui ci fa male. Spank. Dai, spara sta sfera. Sì, però, allora. Ok, ci siamo difesi. Abbiamo subito tantissimo danno. Però, vabbè, capita. Dovevo metterlo dall'altro, accidenti. Perché sono partito di lì. Allora, sta tornando. Ci rompe un po' le scatole, in effetti. Ok, un hit sulla torre l'abbiamo fatto. Posso andare di sfera? Sì, di sfera. Andiamo col cannone. Sì, però sta scintilla, accidenti. No, perché ho messo il cavolo? Ok, cannone. Fireball magari la potevo. Come? Ma perché il tappatore non è andato sul cannone? No, ma dai. Vabbè, capita. Allora, adesso partiamo con l'apertura dei bauli.
qui vabbè ci becchiamo steccate, però senti. Allora, io direi di partire da quelli d'argento e per l'ultimo quello di The Clan, così almeno siamo a posto. Partiamo col primo d'argento dell'Arena 11. Sì, potrebbe. Ok. Uno. No, dai, però, dai, sti baui. Vabbè, 11 mortali, le frecce, sì, magari ci servono. E i maialini, vabbè, sono abbastanza soddisfatto. Poi, secondo baule dorato, non d'argento, prima ho detto d'argento, accidenti. Ok, va bene. Magari c'è un po' di più, dai, perché due, sprecato. Ok, sì, va bene, abbastanza bello anche questo. Cioè, bello, poi. Bello un'altra cosa. Ok, ma perché 2, 2, 2? Dovrebbe 4. Ecco, 16 delle cose che non mi servono perché tanto le devo potenziare. Le devo potenziare. Ultimo baule dorato. Ok, 1, ovviamente, 3, ecco, 3. E l'ultimo, 23, ecco, magari questi. Prima o poi li potenzio. Andiamo col baule corona perché. Accidenti. E prima baule corona, ok. Due gemme, grazie. Capannetto non mi servono, moschettieri neanche. La zap 49 mi sta abbastanza bene. Oh, e va bene, anche la epica abbiamo trovato. Quindi nel baule gigante troveremo la leggendaria. Allora andiamo con le ricompense. Quindi uno, due. Ah, non si è vero, giganti, grazie, grazie. Due, tre. La quarta e l'ultimo baule gigante. No, non è l'ultimo perché. Ok, allora possiamo potenziare le carte sicuro. Non è l'ultimo perché poi mi sono dimenticato, c'era anche quello del clan. E poi non è che sia tanta questa roba perché si è arrivati quarti. Ok, l'ultima. Vabbè, questo ha fatto abbastanza schifo. Però capita. Vabbè, il prossimo baule dorato. Adesso possiamo cambiare mazzo. E prima potenziamo le carte, poi a fine video apriremo il baule del clan. No, anzi, adesso apriamo il baule. Adesso apriamo il baule del clan e poi potenziamo le carte. 3, 2, 1. Livello, vabbè, Lega d'argento. A parte che non ho manco un clan, però vabbè. Speriamo. Ah, vabbè, 6 opzioni. 6 opzioni. Quasi 3000 di oro. Mascalzoni, sì, va bene. Estrattore, no. Scariche queste sì, leggendarie praticamente. Ok, Goblin. Vabbè, sì, anche la epica è abbastanza bella. Vabbè, dopo mi metto a cercare un clan. Anzi, mettiamo in questo qui. Sarà italiano? Beh, leggiamo. Sotto, sì, è italiano. Boh. Doniamo anche, così ci facciamo riconoscere. Scrivo un ciao. Scrivo un. Ciao, e possiamo andare a potenziare le nostre bellissime carte. Da dove iniziamo? Dalla strega, ovviamente. Dalla strega 3, 2, 1. 400 di esperienza, ragazzi. Ok, poi mascalzoni. Mi sembra che due livelli devo fare. No, uno, va bene. No, le comuni a livello 11. Poi dopo. Quindi adesso iniziamo, cioè continuiamo con gli spiritelli di fuoco. Ok, livello 10, bene. Poi con il drago elettrico, anche lui livello 7, magari prima o poi lo userò. Andiamo, no, aspetta, prima gli altri. Andiamo con la sfera, ok, va bene. Con la mongolfiera e adesso ragazzi c'è. Addio, 20, 40.000, 40.000, avete capito? 40.000, 20.000 sugli scheletrini, ragazzi, quanti punti di esperienza abbiamo visto? Quanti? Non lo dice? Ah, 600, eh beh, prima comune a livello 11, seconda comune a livello 11, ragazzi, questo qui lo uso tantissimo, praticamente in tutti i mazzi li uso, e boh, andiamo con l'ultimo, ok. 1500 di oro. Mi dispiace, ma il video è finito qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Lasciate un like se non vi è piaciuto. E boh, ragazzi, spero che
vi abbia fatto strappare mezzo sorriso. Scrivetemi sotto nei commenti quanto precisamente ho speso per potenziare tutte queste carte. E ragazzi, il prossimo video credo che lo faccio sabato, questo sabato, e poi uscirà, boh, non lo so, però faccio questo sabato ed è abbastanza speciale perché non è davanti a un tablet o un computer, quindi Fortnite o Clash Royale o Clash of Clans, ma è diverso dal solito. Vado in giro, cioè sono fuori all'aperto da una videocamera che parlo, ma non fuori all'aperto lì in giardino, ma fuori all'aperto da un'altra parte che poi vedrete. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per sapere che cosa faccio il prossimo sabato. Quindi bella ragazzi!